Eccoci giovedì, pronti a volare con un'altra puntata di Buon Pomeriggio. E gli ospiti di oggi sono Elsa Martinelli, Carlo Nesti, grazie. Claudio Lippi, Alessandra Neci, bentornata, Giancarlo Magalli. E invece Carlo Nesti ha scritto un libro che ho qua, che mi hai regalato, che mi hai portato oggi, lo stiamo vedendo adesso. Uno canta, vediamo uno adesso, scrive. Ecco, anche la fede ha il suo alfabeto. Sì, questo è il titolo, esatto, del esatto. Libro, che non è il tuo primo libro, Carlo. Ecco, lo stiamo vedendo adesso, insomma, l'edizione. È l'ottavo in tutto, però è il quarto con l'edizione San Paolo, quindi cercando di mettere insieme argomenti di psicologia, argomenti di cristianità. Devo dire, è un grande onore che tu ne parli oggi, perché oggi è un giorno molto importante per la Chiesa Cattolica, perché oggi inizia l'anno della fede. Sì. E quindi sai, il fatto che questo libro, proprio che ha fede oggi nel titolo, venga presentato oggi, è una grande soddisfazione. È, usando una metafora, una raccolta di, chiamiamoli in questa maniera, cartelli stradali, che sulla strada della nostra vita Dio, attraverso le Sacre Scritture, ha disseminato per indicarci la strada per poter arrivare a capire il senso vero dell'esistenza. E cartelli stradali che vanno dalla A alla Z, infatti per questo alfabeto. Interessante. Ci hai abbastanza incuriosito, e credo Speriamo. Che tu abbia incuriosito anche chi sta a casa, perché soprattutto in questo momento, secondo me, noi abbiamo anche bisogno di leggere queste cose, eh? È un momento un po' dove siamo un po' destabilizzati, vogliamo chiamarlo. Io credo, posso permettermi, sì, Carlo, certo. Lo conosco abbastanza e non è che voglia, per carità, inserirmi, questo va al di là della promozione, è giusto sapere che l'abbia fatto, però Carlo ha un metodo di pensiero e di scrittura molto coerente, che non è mistico nel senso del perdere la ragione, ha un modo che può essere, non essere condiviso, ma di raccontare un tema, una divulgazione proprio, che è importante, sì, sì, conoscere, per carità. Assolutamente, l'ha regalato a te, sì, io lo comprerò, ma assolutamente, me l'ha regalato a me, se poi lo leggo e poi te lo passo. La fede non è una cosa astratta, è una cosa che deve essere calata in ogni minuto della nostra vita, e quindi il tentativo mio, pur non essendo un teologo, pur non essendo un ecclesiastico, però e far capire veramente che in ogni circostanza noi dobbiamo imparare a mettere davanti a queste due lettere io una D, in modo tale, certo, che diventi Dio e si ragioni in una maniera un po' diversa. Ma per quello hai messo San Tommaso nella copertina, che stavo guardando la mano che tocca. Sì, la... perché abbiamo tutti, bella, abbiamo tutti bisogno, bellissima, di toccare con mano certe, stavo, cose per convincerci. Proprio il dito, sì, nella piaga. Il famoso dito della piaga. Certo, è esatto, questo. Poi noi portiamo anche fortuna. Alessandra Neci è una testimone. Una testimone, quando abbiamo la prima dubbi. Volta è venuta qua, ha parlato del suo libro, che poi è andato molto bene. E naturalmente siamo molto contenti. Adesso... Allora ricordo Volare è meraviglioso, il titolo del CD. Adesso comincio a crederci anch'io. Volare è meraviglioso. Esatto, Volare è meraviglioso. Grazie. Verremo sempre da te, Mara, ogni cosa... Molto bene. Ma io vado proprio via oggi.